L'esplosione del primo siluro ha causato un incendio a bordo, che a sua volta ha fatto esplodere altri siluri, facendo affondare il sottomarino e causando la morte dei 118 militari a bordo. Era il 12 agosto del 2000 e questo episodio divenne in pochissimo tempo motivo di imbarazzo per il governo russo, visto il modo in cui sono state svolte le operazioni di salvataggio e recupero. Ma prima di capire cosa ha causato questo disastro e quali sono state le conseguenze, dobbiamo spendere due parole per capire come era fatto questo Kursk e perché all'epoca era considerato un sottomarino così all'avanguardia. Super News! È uscito il podcast di Geopop. Siamo anche su Spotify, Amazon Music, Apple Music, Google Music. Ce lo state chiedendo da un sacco di tempo perché effettivamente in certi casi può essere utile ascoltare solamente. Sul nostro podcast troverete una parte di contenuti che trovate anche qui, ma anche degli originals. Quindi, se vi va, seguiteci anche lì. Basta che cercate su Spotify Geopop e ci trovate. Grazie e torniamo al video. Il K-141 Kursk è stato varato nel 1994 e all'epoca era il più moderno sottomarino in dotazione alla marina russa. Era lungo 154 metri, largo 18, alto 9 ed era alimentato da due reattori nucleari. L'equipaggio tipico del Kursk era composto da 52 ufficiali e 55 marinai, anche se in alcune occasioni in realtà poteva trasportare anche più persone, ed era operativo presso la flotta del Nord, in una base sulla penisola di Kola. Quello che lo rendeva così famoso però era il suo armamento. Infatti poteva trasportare e lanciare missili a testata nucleare, oltre che a siluri convenzionali. Dulcis in fundo, come tanti altri mezzi marini che abbiamo imparato a conoscere negli anni, all'epoca era ritenuto inaffondabile e, secondo i tecnici russi, sarebbe stato in grado di resistere al colpo diretto di un siluro. In realtà però nessun mezzo è inaffondabile e questo lo scoprì a sue spese anche l'equipaggio del Kursk il 12 agosto del 2000. Siamo nel mare di Barents e quella mattina il Kursk era impegnato nella Summer X, la prima esercitazione navale su larga scala pianificata dalla marina russa in più di un decennio e che coinvolgeva 30 navi e 3 sottomarini. Nonostante fosse un'esercitazione, il Kursk caricò una serie completa di armi da combattimento convenzionali, quindi per intenderci siluri non nucleari, anche perché era uno dei pochi sottomarini che poteva caricarli in ogni momento. Tenete a mente questa informazione che tra poco ci tornerà utile. Alle 8.51 il Kursk chiese il permesso di condurre un lancio di addestramento con dei siluri a salve, quindi dei siluri finti per intenderci, e dopo aver ricevuto il permesso iniziarono a caricarli alle 11.28. Da qui in poi tutto quello che vi racconterò è frutto di ricostruzioni, però nessuno sa proprio nel dettaglio cosa accadde. Le teorie più accreditate dicono che uno di questi falsi siluri avesse l'involucro con una saldatura difettosa e che quindi iniziò a perdere il propellente. Questo era perossido di idrogeno ad alta concentrazione, cioè in pratica era acqua ossigenata ma con livelli di perossido di idrogeno molto più alti. Questo perossido poi, tramite un sistema interno al siluro, veniva trasformato in vapore acqueo e ossigeno gassoso, che veniva poi usato nel motore del siluro per metterlo in moto. Il punto è che questa trasformazione in gas prevede un aumento di volume di 5000 volte e, per colpa della perdita, si è innescata una violenta esplosione che ha fatto saltare le porte del tubo lanciasiluri all'interno del sottomarino. Per darvi l'idea, si creò un'onda sismica paragonabile a quella di un terremoto di magnitudo 1.5. Questa violenta esplosione innescò a sua volta un incendio, distruggendo la paratia tra il primo e il secondo compartimento, danneggiando in modo irreparabile la sala di controllo e facendo perdere la vita a tutto il personale presente. Ma nonostante questo, il sottomarino sarebbe comunque potuto sopravvivere, se solo a bordo non ci fossero stati anche altri siluri. A 2 minuti di distanza, infatti, l'incendio causò l'esplosione degli altri siluri, che causarono una seconda esplosione, più violenta della prima, e che ha fatto registrare una magnitudo Richter 3.5. Si ritiene che fu proprio questa seconda esplosione a squarciare la prua del sottomarino, facendo entrare l'acqua e iniziando a farlo affondare. A bordo proseguiva il caos. Le paratie collassavano una dopo l'altra, gli incendi avvolgevano tutti i compartimenti e riuscirono a mettersi in salvo solo 23 marinai che si chiusero nel nono compartimento, quello dei motori elettrici. Anche per loro però non ci fu scampo e persero la vita circa 6 ore dopo, quando si esaurirono le riserve di ossigeno a bordo. Per fortuna, anche se è una magra consolazione, i reattori nucleari si chiusero in sicurezza come da procedura.
Ora però il Kursk si trovava adagiato sul fondale a 108 metri di profondità e in superficie ancora nessuno sospettava di nulla. Il resto dell'esercito iniziò a sospettare che qualcosa non andava alle 18 circa, quindi più di 6 ore dopo l'esplosione iniziale, quando il Kursk saltò il controllo di comunicazione programmato. Il comando della flotta del Nord contattò il sottomarino più volte, ma senza ricevere mai risposta. Quindi, alle 18:30, prese il via l'operazione di ricerca e salvataggio che coinvolse più di 3.000 marinai. Da qui in poi la Russia iniziò ad avere problemi nella gestione dell'emergenza. Per prima cosa, la marina russa minimizzò l'incidente e infatti il Cremlino venne avvisato solo 12 ore dopo l'affondamento. E, nonostante ciò, soltanto alle 7 del mattino successivo, il ministro della difesa Igor Sergeev informò il presidente Putin. Nel frattempo, la marina russa localizzò il sottomarino. Per 4 giorni provò a recuperarlo, ma senza riuscirci, e, soprattutto, rifiutò l'aiuto delle navi di altri paesi che si erano offerte di dare una mano. Anche perché inizialmente il governo russo non aveva un'idea chiarissima di cosa fosse successo e quindi nella loro prima versione davano la colpa a una collisione con qualche imbarcazione inglese o statunitense. Pensate che dopo essere stato avvisato, il presidente Putin continuò le sue vacanze nella località balneare in cui si trovava e autorizzò la marina russa ad accettare l'assistenza britannica e norvegese solo dopo che erano trascorsi 5 giorni, cioè il 17 agosto. 2 giorni dopo comunque i subacquei britannici e norvegesi aprirono finalmente un portello nel nono compartimento allagato. Purtroppo, però, furono trovati soltanto i corpi senza vita di tutto l'equipaggio. In seguito, la squadra di salvataggio recuperò lo scafo, compresi i resti dei marinai, che furono poi sepolti in Russia. Per cercare di arginare lo scandalo, si ritiene che i funzionari russi abbiano manipolato i media, così da minimizzare l'accaduto, come confermato anche da alcuni documenti della CIA. E pensate che ancora oggi, a distanza di oltre 20 anni, il Kursk in Russia è considerato un argomento tabù. Bene ragazzi, grazie per avermi seguito, spero che il video vi sia piaciuto e se avete altre storie di questo tipo di cui volete saperne di più, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Noi invece ci vediamo per un prossimo video, sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Il 14 aprile 1912 il Titanic colpisce un grosso iceberg, creando uno squarcio enorme nel lato destro della nave. In meno di 3 ore tutto il transatlantico viene inghiottito dalle fredde acque dell'oceano Atlantico e dei 2200 passeggeri a bordo se ne salvarono solamente 705. In questo video vi propongo di andare a vedere la dinamica dell'incidente, perché i compartimenti stagni si allagarono e le indagini sul relitto che hanno fatto poi capire tante altre cose sul naufragio. Prima però andiamo a vedere come è stato costruito il Titanic e perché all'epoca era così importante.